Uno dei temi che affronteremo oggi è quello del legame tra biodiversità e salute globale. È uno dei temi che è emerso, come dire, con maggior forza durante questi 2 anni di pandemia, dove ci siamo accorti che la perdita di biodiversità, la distruzione di biodiversità come conseguenza dell'espansione e dell'urbanizzazione di città e comunità umane, di fatto ha comportato e ha favorito quello che è stato chiamato il salto di specie, cioè lo spillover, cioè il passaggio del virus dagli animali selvatici alle persone. È una questione, come dire, certamente non nuova, è una questione di cui sapevamo, avevamo già conoscenza, è una questione che però è passata assolutamente, è stata considerata troppo poco considerata, e il rischio oggi è che molte altre situazioni possono avvenire nei prossimi anni, proprio perché se non si ferma la questione dell'avanzamento, della distruzione della natura, quindi della perdita di biodiversità, difficilmente potremo anche evitare e prevenire nuove e più gravi emergenze. Quindi questo tema è un tema centrale che si collega però poi a altre questioni. La biodiversità, come dire, è la fonte della vita delle comunità umane, è a loro che possiamo, è attraverso la biodiversità che possiamo garantirci la vita futura, e quindi questo è un tema sul quale è il tema, insieme al cambiamento climatico, sul quale dobbiamo lavorare, dobbiamo impegnarci per cambiare rotta e per far sì che si fermi assolutamente la biodiversità e si ricominci a dare senso e sostegno alla vita in tutto il pianeta. Ma credo che, come dire, qui c'è un forte lavoro culturale ovviamente da fare, dare senso, riconoscere valore. Qui Papa Francesco ci sta aiutando moltissimo con le sue riflessioni a partire dal ciclo Laudato Si e poi gli interventi successivi, in cui ci dice che la vita è tutta la vita è buona, non solo la vita umana, ma anche la vita naturale, anche la vita animale. C'è, come dire, un riconoscimento del valore intrinseco, la natura ha valore non tanto perché strumentale e al servizio dell'uomo, ma ha valore in sé. Questa dimensione è proprio quello che ci chiede Francesco, è un cambio di sguardo, cambiare sguardo verso la natura. Se riusciamo a fare questo cambio di sguardo, possiamo pensare che dal giardino sotto casa alla foresta amazzonica, che tutto tra loro è collegato, possa rappresentare effettivamente l'elemento di azione comune per la salvaguardia della vita sul pianeta.